Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Diplomazia e archeologia possono sembrare due mondi distanti, in effetti lo sono, ma tra questi due ambiti ci sono dei legami stretti, dei punti di contatto. Il Ministero degli Esteri in particolare sostiene da anni l'attività di ricerca italiana all'estero, uno degli strumenti a disposizione della diplomazia per promuovere l'immagine del nostro paese fuori dai confini nazionali. Questa è Voci dalla Farnesina, il podcast del Ministero degli Esteri realizzato in collaborazione con l'ANSA, e in questa puntata vogliamo parlare proprio del rapporto tra questi due mondi. Io sono Salvatore Lussu, giornalista dell'agenzia, e il primo ospite per parlare con noi di questi temi è Paolo Andrea Bartorelli. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei alla Farnesina dirige l'ufficio che si occupa della cooperazione culturale e delle missioni archeologiche in particolare. E quindi le chiederei, partirei da questo, come mai, visto che immagino non tutti sappiano che qui dentro esiste un ufficio che si occupa proprio di archeologia, come mai la diplomazia punta anche su questo e che benefici ne trae il nostro paese? Sì, direi che sono molte le cose che non si sanno delle attività della Farnesina, tutte molto interessanti ed approfondite e che comportano naturalmente una formazione di base e poi nel prosieguo particolarmente interessante per tutti noi. La diplomazia culturale è certamente uno strumento principe e fondamentale delle attività di penetrazione, di outreach con gli altri paesi. Diciamo che la cultura dà degli strumenti neutrali, se possibili, e degli strumenti di approfondimento, di migliore conoscenza reciproca tra paesi che magari altri aspetti delle relazioni bilaterali potrebbero avere più difficoltà. Naturalmente parlo da persona appassionata della cultura, che quindi crede che la cultura sia fondamento ineludibile delle relazioni con i vari paesi. Quindi questa è la motivazione per la quale al Ministero degli Esteri si crede sempre di più che la cultura sia uno degli assi portanti delle relazioni internazionali, sia bilaterali che multilaterali. Ecco, in questo momento, per andare un po' poi sul concreto, quante sono le missioni sostenute dal Ministero degli Esteri e in quali zone del mondo? Guardi, il numero delle missioni varia a seconda degli anni, nel senso che per il 2020 abbiamo avuto 221 missioni da noi sostenute, sia con finanziamenti diciamo economici, sia con riconoscimenti istituzionali laddove sono missioni giovani o hanno appena iniziato o dove non abbiamo possibilità di intervenire finanziariamente. Però il numero varia a seconda delle disponibilità sui nostri capitoli di bilancio e naturalmente dell'interesse delle missioni archeologiche ad avere dei finanziamenti del Ministero degli Esteri. È un processo lungo, è un processo interessante, è un processo che premia naturalmente il valore scientifico delle missioni e dei direttori delle missioni che hanno a cuore le stesse diciamo necessità, esigenze ed obiettivi che il Ministero degli Esteri ha, che se vuole le spiego nel dettaglio. Sì, lei, ecco, in parte mi ha già risposto a cosa volevo chiederle, cioè quali sono i criteri per la scelta delle missioni da sostenere, ne approfitto anche per chiederle in percentuale quanti dei costi di una missione riuscite a coprire. Guardi, riusciamo a coprire, anche quello dipende dal finanziamento per anno del capitolo di bilancio. Abbiamo un tetto massimo che è il 70%, possiamo finanziare fino al 70% dei costi che una missione ha, il che vuol dire che per il restante 30% come massimo o come minimo, a seconda di come si vedano le cose, le missioni sono incoraggiate a cercare finanziamenti alternativi e aggiuntivi. È un aspetto importante perché questo rafforza l'idea che noi abbiamo di un pool di un'attività concertata non soltanto da parte italiana ma anche internazionalmente e anche del paese ricettore. Ecco, immagino che tutte queste missioni sostenute da voi siano una fonte di orgoglio per la Farnesina, ma dovendo citarne una, c'è
un esempio che vi ha particolarmente dato soddisfazione sostenere? Beh, difficilissimo rispondere. Più che soddisfazione direi l'interesse di alcune missioni per quello che riescono a portare avanti e le attività a tutto tondo che riescono a condurre. O per esempio, come caso dell'Afghanistan, quando si hanno delle indagini multiconfessionali o durante la storia si mettono in evidenza diciamo un progresso pre-islamico, per esempio nel caso dell'Afghanistan, e islamico. Quello che vorrei sottolineare è l'interesse del paese ricettore di accettare che delle indagini che possano non andare nel senso, diciamo, del pensiero mainstream politico è interessato a fare, quindi a ricevere. Quindi, diciamo, per l'Afghanistan è una questione multiconfessionale. Posso citare il Giappone. Il Giappone è una missione interessantissima che è volta a indagare le origini etniche della società, ma soprattutto della civiltà giapponese. Sappiamo che i giapponesi sono molto gelosi di questo loro aspetto. Hanno per la prima volta accettato che vengano condotti degli scavi archeologici che potrebbero in ultima analisi dimostrare un'origine giapponese meno celeste di quello che si pensa. Oppure un'ultima parola sulla Birmania. Io sono stato ambasciatore in Birmania vari anni. Una missione archeologica finanziata dall'Italia ha consentito alla Birmania di rientrare nel novero della famiglia internazionale, con addirittura l'iscrizione nel primo sito della lista del patrimonio mondiale UNESCO. Io la ringrazio Paolo Andrea Bartorelli, ci ha citato degli esempi lontanissimi tra loro, a testimonianza di quanto la ricerca italiana è diffusa in tutto il mondo. Per entrare nel vivo di queste attività di ricerca abbiamo scelto di invitare anche un protagonista sul campo di alcune di queste missioni che beneficiano del sostegno finanziario della Farnesina. Do quindi il benvenuto al professor Luca Peironel, ordinario in archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente Antico all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Ecco, partirei da una domanda legata all'attualità, visto che siamo in tempi di pandemia e un po' tutti i settori sono stati toccati purtroppo dalle restrizioni, dai limiti agli spostamenti. Per voi archeologi qual è stato l'impatto sul vostro lavoro, in particolare sulle attività di scavo? Lei ha negli anni ha diretto diverse missioni, ci sono stati dei blocchi, dei rallentamenti o siete riusciti comunque a proseguire con il vostro lavoro? La situazione certo per le missioni archeologiche all'estero è stata in questi ultimi 12 mesi molto difficile, complicata. Però vorrei dire che la risposta è stata per quasi tutti quella di trovare una modalità di nuova organizzazione, di riorganizzazione e anche riprogrammazione delle attività, e insieme la necessità di fare rete più di prima, network per avere notizie, informazioni, scambiarci idee sulla situazione nei vari paesi. Quindi la parola d'ordine è stata quella di mantenere comunque i contatti con le istituzioni locali e con le comunità presenti nel territorio in cui operiamo sul campo. E lo si è fatto in diversi modi, direi due modi sostanzialmente. Un primo, cercare di effettuare delle campagne di ricerca, scavo, conservazione a distanza, operando in collegamento con i colleghi archeologi e le direzioni delle antichità dei paesi in cui lavoriamo. Spesso le nostre missioni sono missioni congiunte in cui è anche presente un personale locale. In alcune situazioni abbiamo potuto monitorare lo stato dei siti archeologici. La prima modalità di intervento è stata quella di effettuare delle campagne di ricerca, scavo, di conservazione, ma a distanza, operando in collegamento con i colleghi archeologi delle diverse direzioni delle antichità nei vari paesi. Le nostre infatti sono spesso missioni congiunte in cui è presente del personale locale, e in alcune situazioni abbiamo monitorato lo stato dei siti archeologici, abbiamo potuto effettuare degli interventi di restauro, documentare a distanza materiali, oppure abbiamo seguito a distanza gli interventi di scavo effettuati dagli archeologi presenti in loco nei vari paesi.
E quindi abbiamo anche dimostrato come attraverso oggi le nuove tecnologie e la possibilità globale di connetterci, di essere connessi, siamo riusciti a portare avanti lo stesso gli scavi durante questo anno così difficile. In altri casi abbiamo operato direttamente sul campo, con piccole missioni, ovviamente senza poter portare studenti, e abbiamo effettuato delle ricerche ridimensionate, senz'altro. Posso portare il mio esempio della missione che dirigo in Turchia, in Cappadocia. Noi a ottobre-novembre siamo potuti andare sul campo, abbiamo raggiunto i colleghi dell'Università di Ankara e abbiamo effettuato degli interventi di scavo in una situazione, direi, di sicurezza, con protocolli di distanziamento. Abbiamo tenuto le mascherine, i guanti. Certo, fare uno scavo in queste condizioni non è sempre facilissimo, però diciamo che anche il periodo in cui siamo andati a ottobre-novembre non faceva troppo caldo e quindi riuscivamo a reggere bene la lunga giornata di scavo. Ecco, lo abbiamo sentito prima, gli archeologi italiani sono un po' in tutto il mondo, dalla Birmania all'Afghanistan, il Giappone, la Turchia. Ecco, il vostro lavoro testimonia una pluralità di attività. Qual è, adesso una domanda diciamo al professore, qual è il contributo italiano alla ricerca scientifica archeologica in questo momento? Beh, il contributo dell'archeologia italiana all'estero è straordinario. Come abbiamo sentito prima dal consigliere, abbiamo molte decine di progetti, il che significa centinaia di ricercatori. Tenete conto che ogni missione ha una media di 20-30 membri, oltre a tutto il personale e i ricercatori che lavorano poi in Italia sui dati raccolti sul campo, nei laboratori, negli archivi, nelle biblioteche. E quindi dobbiamo pensare a centinaia di persone che lavorano in tutto il mondo e che con il loro lavoro stabiliscono rapporti, collaborazioni, condividono, direi, saperi e anche esperienze pratiche sul campo con i colleghi stranieri. Anche gli stessi studenti entrano in contatto con gli studenti delle varie missioni archeologiche straniere e quindi è un momento davvero importante di condivisione. Il secondo aspetto è forse l'approccio italiano all'archeologia, che considera con grande rispetto i gruppi di ricerca locale. E stabilisce sempre, direi sempre, in tutta la mia esperienza all'estero, ho sempre visto una fortissima attenzione e alla creazione di un rapporto di fiducia, quindi un clima ottimale che è basato proprio sul rispetto. E questo, ad esempio, ha consentito, meglio direi, di altre missioni straniere di lavorare a distanza in quest'anno così difficile con le equip locali. Ma forse ancora di più gli archeologi italiani entrano in contatto con le comunità locali. Questo è un aspetto essenziale, non soltanto con gli archeologi di questi paesi, ma anche con le comunità locali, e non si tirano indietro a questo aspetto, direi, pubblico dell'archeologia, che è chiaramente fondamentale nella misura in cui riusciamo a percepire la crescita di consapevolezza dell'importanza di un patrimonio che è universale, che è globale, ma che è anche locale, che è anche tradizioni, legami con il proprio passato. E questo è altrettanto importante. E infine direi la pluralità delle ricerche archeologiche senza barriere di spazio e tempo. Noi abbiamo missioni finanziate che indagano la preistoria più antica dell'uomo, a missioni che operano in Vicino Oriente e indagano siti dell'Egitto romano, ma anche dell'Egitto faraonico, che indagano castelli dei crociati, ma anche città islamiche. Ecco, questo è assolutamente essenziale. Ecco, un'ultima domanda. Forse ci influenzano un po' i film, ma quando pensiamo a un archeologo, cioè, pensiamo anche a un mestiere con un lato un po' avventuroso. E sicuramente vi capita anche di lavorare in situazioni difficili. Lei, ad esempio, ha lavorato nel Kurdistan iracheno proprio l'anno scorso, quindi in un teatro di crisi dove la situazione anche della sicurezza non è facile.
Che cosa significa lavorare in posti come questi? E magari se c'è un aneddoto in particolare che ci può raccontare, che renda un po' l'idea di quali sono le difficoltà che si possono incontrare. Sì, beh, noi operiamo in Iraq, nella regione del Kurdistan, dal 2013 e quindi eravamo lì durante tutte le fasi dello scontro con Daesh e con il suo scellerato fondamentalismo religioso. Quindi dalla conquista di Mosul del sedicente Stato Islamico fino alla battaglia per la liberazione nel 2016-2017. Non siamo molto distanti dalla linea del confine con lo Stato Islamico e siamo riusciti ad operare. A volte abbiamo dovuto rinunciare al lavoro sul campo. Non ci siamo mai trovati in vere e proprie situazioni di rischio, ma certo lavoravamo in un clima di costante incertezza, anche di timore, e io ricordo di quegli anni più difficili, forse anche, e non mi era mai capitato, pur avendo lavorato prima in Siria, i suoni, il rumore della guerra, cioè sentire sulle proprie teste passare un aereo militare e sentire il rumore delle esplosioni. Quello certo colpisce molto, e insieme il lavoro insieme ai miei colleghi della direzione locale, che cercavano di mantenere questo costante senso di ricerca di normalità, di portare avanti comunque il lavoro nonostante fosse chiara la percezione che attorno c'era un conflitto. E direi che da un punto di vista generale, e credo di esprimere anche il pensiero dei molti miei colleghi che lavorano in Iraq, la cosa fondamentale è stata il mantenere la nostra presenza, la presenza archeologica italiana, anche proprio come fosse una testimonianza di condivisione. E questo è, secondo me, stato essenziale per far percepire davvero una ricerca che è una ricerca collaborativa, no? E su questo devo dire che la costante presenza della nostra diplomazia in quei territori è stata per noi fondamentale, perché da un lato cercavamo il legame con le autorità locali, con i nostri colleghi, con le persone del posto, e dall'altro io mi sentivo, e con me tutto il gruppo, comunità italiana, perché avevamo rapporti costanti e giornalieri con la nostra diplomazia e con gli italiani che si trovavano per altre ragioni sul territorio. Io la ringrazio, ringrazio i nostri ospiti per averci aperto una finestra su un mondo che ha un valore di per sé per il contributo scientifico alla ricerca, al sapere umano, ma come abbiamo sentito ha un valore anche che va al di là di questo, che serve anche a costruire ponti con altri paesi, con altre culture, a promuovere l'immagine del nostro paese all'estero. Io vi do appuntamento alle prossime puntate di Voci dalla Farnesina. Vi ricordo nuovi episodi ogni mercoledì su tutte le principali piattaforme di podcasting e naturalmente anche sull'homepage di ansa.it. Vi auguro una buona giornata e a risentirci a presto.